Un saluto a tutti gli amici di Caravana Autonoma in Libera. Faccio questo video per Andrea Consoli, che sarà più di un anno che me l'ha chiesto e voglio provarlo a fare. Allora, questa è la mia Arca 475 dell'81, nata all'epoca già autonoma. Allora, come possiamo vedere all'inizio, abbiamo il gavone manobombole. Qui nasceva già con l'alloggio per la batteria, i cavi batteria, e c'è anche un tubo dell'acqua per collegare direttamente alla rete idrica in caso si volesse o mandare direttamente l'acqua agli impianti o ricaricare il serbatoio senza uscire fuori e andare dall'esterno. Facciamo un giro panoramico prima dall'esterno. Mantenuta in ottime condizioni grazie al fatto che è stata 40 anni coperta sopra un campeggio in montagna. Allora, esternamente è così. Io ci ho aggiunto il tendalino e ci ho fatto il serbatoio per il recupero grigie, che non c'era, che all'epoca non serviva. Poi, come si può vedere là, ho aggiunto il Truma B10, che non c'era, ma c'era un istantaneo già dell'epoca a gas per fare l'acqua calda, però siccome era un modello vecchio l'ho sostituito con un B10 più recente. Questa esterna, questo è un vano porta sci, essendo questo un modello proprio esclusivo per la montagna. Adesso lo apro, se lo faccio vedere. C'aveva questo vano porta sci con una vaschetta in vetro resina per recuperare la neve sciolta col foro che scolava a terra per evitare che si fermava acqua qua all'interno della rotta. Un'altra cosa bella che non a molte roulotte ho visto, se non quasi a nessuna, che c'ha già in dotazione il gradino per salire. Queste sono tutte cose che non ho fatto io, sono tutto originale dell'epoca. Adesso stoppo e faccio un video dall'interno per non fare troppo lungo.